Benvenute, benvenuti a tutti, a tutte. Hare Krishna. Allora, la scorsa volta siamo arrivati al verso 25 del 22esimo capitolo, che corrisponde al 17esimo all'interno dell'Uddhava Gita, 17esimo di 24. Siamo arrivati al 25, ci siamo fermati al 25 perché dal 26. In queste due vere e prossime tre versi c'è una seconda domanda di Arjuna. Riprendo solo un attimo, giusto per dare un po' il filo, poi inizio a leggere. Dicevamo appunto di non commentare troppo, insomma, per non allungare oltre. Questo capitolo, che si intitola L'enumerazione degli elementi della creazione date da Krishna, parte con questa domanda di Uddhava. Che chiede: ma come mai ci sono alcuni saggi che dicono che l'universo è composto da questi, da tot elementi, un altro dice da altri elementi, da 3, da 5, 7, 9, 13, 15, insomma, eccetera. E chi ha ragione? Il punto, cioè, Uddhava voleva sapere chi ha ragione, no? Anche noi vogliamo sapere le cose, ma chi ha ragione? E quindi sapere chi ha torto. E quindi chi ha torto? Cioè, il punto è chi ha torto? E mentre Krishna dà una risposta così inconsueta, cioè enumera tutto e dice che tutti hanno ragione. Dice: quando è visto secondo tre elementi, vuol dire questo, questo e quello, e implica delle cose. Quando vengono enumerati cinque elementi, vuol dire questo, che sono questi, questi e questi. Hanno ragione comunque perché vedono le cose in un modo, come dire, unendo degli elementi, cioè accorpando degli elementi, cioè la creazione è quella, ma io accorpo e vedo, secondo il mio punto di vista, vedo delle cose. Ed è molto bella la risposta di Krishna, perché è una risposta, cioè crea un sistema aperto nelle risposte, non crea un sistema chiuso. È così, e poi, ma crea un sistema aperto, cioè dà l'idea, dà il gusto, insomma, che ci sono più punti di vista nella creazione, cioè il mondo e l'universo è veramente complesso. Quindi io posso vedere delle, perché è un vedere, un percepire, non è proprio un stare lì col dito e dire: ah, questo, ok, questo lo sposto, allora cosa rimane? Ma è un vedere le cose attraverso le altre cose. Quindi molto bella, sebbene ci abbia per un po' fatto un po' girare la testa, perché c'erano tanti numeri, tante enumerazioni, magari non siamo neanche tanto abituati a questo tipo di analisi, ecco, così razionale sembra, così sembra quasi arida come analisi, cioè questo più questo, eccetera. Però Krishna non è così, non è arido, questa risposta a questo, insomma, ci sta accompagnando e ci sta anche dicendo: ecco, guarda, non soffermarti su queste cose, soffermati su altre qualità delle persone. Bene, arriviamo alla seconda, Hare Krishna Michel, arriviamo alla seconda domanda, e quindi parto e incomincio a leggere. Appunto, siamo nel 22esimo capitolo, 11esimo canto del Bhagavata Purana, al verso 26 inizio. Sri Uddhava chiese: come sempre, ditemi l'audio, che così modulo la voce. Penso che questo livello possa essere sufficiente, però ditemi, così alzo un attimino. Sri Uddhava chiese: sebbene la natura e l'essere vivente siano distinti per costituzione, o Krishna, sembra che non esista alcuna differenza tra loro, perché essi si trovano ad esistere l'uno all'interno dell'altra. Sembra dunque che l'anima si trovi all'interno della natura e la natura all'interno dell'anima. O Krishna, dagli occhi di loto, o Signore onnisciente, ti prego, estirpa dal mio cuore questo grande dubbio con le tue parole, che mostrano la tua grande abilità logica. Solo da te viene la conoscenza dell'essere vivente, ed è sempre la tua potenza che porta via tale conoscenza. In realtà, tu solo puoi capire la vera natura della tua potenza illusoria. Dio, la persona suprema, disse: o migliore tra gli uomini, la natura materiale e il suo beneficiario sono chiaramente distinti. Questa creazione manifestata subisce una continua trasformazione, perché si basa sull'agitazione delle influenze della natura. Mio caro Uddhava,
La mia energia materiale, che include le tre influenze e agisce attraverso di loro, manifesta la varietà della creazione insieme con la varietà della coscienza atta a percepirle. Il risultato manifestato della trasformazione materiale è compreso in tre aspetti: adiatmico, adidaivico, adibautico. La vista, la forma visibile e l'immagine riflessa del sole nell'apertura dell'occhio agiscono insieme per rivelarsi reciprocamente, ma il sole originale che si trova nel cielo si manifesta da sé. Similmente l'anima suprema, la causa originale di tutti gli esseri viventi e quindi al di là di essi, agisce grazie all'illuminazione della propria esperienza trascendentale come sorgente suprema della manifestazione di tutti gli oggetti che si rivelano reciprocamente. Similmente, gli organi di senso, ossia la pelle, gli orecchi, gli occhi, la lingua e il naso, come anche le funzioni del corpo sottile, cioè la coscienza condizionata, la mente, l'intelligenza e il falso ego, possono tutti essere analizzati secondo la triplice distinzione rappresentata dai sensi, dagli oggetti di percezione e dalle divinità responsabili. Quando le tre influenze della natura sono agitate, la trasformazione risultante si manifesta nell'elemento del falso ego in tre fasi: virtù, passione e ignoranza. Generato dal Mahatattva, che a sua volta è un prodotto del Pradhana non manifestato, questo falso ego diventa la causa di ogni illusione e di ogni dualità materiale. L'argomento speculativo dei filosofi, questo mondo è reale, no, non è reale, si fonda su una conoscenza incompleta dell'anima suprema e porta soltanto alla comprensione delle dualità materiali. Sebbene questo argomento sia inutile, le persone che hanno distolto la loro attenzione da me, il loro vero sé, sono incapaci di abbandonarlo. Sri Uddhava disse: O Supremo Maestro, l'intelligenza di coloro che si dedicano alle attività fruttifere ha certamente deviato da te. Ti prego, spiegami come queste persone si rivestono di corpi superiori e inferiori a causa delle loro attività materialistiche e poi abbandonano questi corpi. O Govinda, questo argomento è molto difficile da capire per gli sciocchi. Ingannati dall'illusione di questo mondo, generalmente essi non sono consapevoli di questi fatti. Sri Krishna disse: La mente materiale degli uomini è plasmata dalle reazioni dell'attività fruttifera e viaggia con i cinque sensi da un corpo materiale all'altro. L'anima spirituale, sebbene sia distinta dalla mente, la segue. La mente, legata alle reazioni dell'attività fruttifera, medita sempre sugli oggetti dei sensi, sia su quelli che si vedono in questo mondo, sia su quelli di cui si è sentito parlare dall'autorità vedica. Per conseguenza, sembra che la mente venga a esistere e poi sia distrutta insieme agli oggetti della sua percezione. Così, la sua abilità di distinguere passato e futuro è perduta. Quando l'essere vivente passa dal corpo presente al corpo successivo, che è creato dal suo stesso karma, si concentra sulle sensazioni piacevoli e dolorose del nuovo corpo e dimentica completamente l'esperienza del corpo precedente. Questa completa dimenticanza della precedente identità materiale, che avviene per un motivo o per l'altro, è chiamata morte. O benevolo Uddhava, ciò che si chiama nascita non è altro che la totale identificazione con un nuovo corpo. Una persona accetta il nuovo corpo proprio come si accetta in toto l'esperienza di un sogno o di una fantasia come realtà. Proprio come una persona che sta sognando o sogna a occhi aperti, non ricorda i suoi sogni e le sue fantasie precedenti, così una persona situata nel corpo presente, sebbene sia esistita precedentemente adesso, pensa di aver cominciato ad esistere solo di recente. Poiché la mente, che è il luogo dove risiedono i sensi, ha creato l'identificazione con un nuovo corpo, la triplice varietà materiale di elevato, medio e inferiore sembrano presenti nella realtà dell'anima. Così il sé crea una dualità interna ed esterna, proprio come un uomo può generare un figlio indegno. Mio caro Uddhava,
per la forza del tempo, la cui velocità è impercettibile, i corpi materiali sono sottoposti a continua creazione e distruzione, ma a causa della natura sottile del tempo, nessuno se ne accorge. I differenti stadi di trasformazione di tutti i corpi materiali si verificano proprio come quelli della fiamma di una candela, della corrente di un fiume o dei frutti di un albero. Sebbene l'illuminazione prodotta da una lampada consista di innumerevoli raggi di luce che sono continuamente generati, trasformati e distrutti, una persona dall'intelligenza illusa che vede per un momento la luce dirà a sproposito: questa è la luce della lampada. Mentre si osserva un fiume, l'acqua sempre nuova scorre e scivola via, eppure una persona sciocca, guardando un punto del fiume, affermerà erroneamente: questa è l'acqua di un fiume. Così, sebbene il corpo materiale di un essere umano subisca una trasformazione continua, coloro che stanno sprecando la vita pensano e affermano a torto che ogni particolare stadio del corpo è la vera identità della persona. Una persona non nasce veramente a causa del seme delle sue attività passate, né muore, essendo immortale. È l'illusione che fa sembrare che l'essere vivente nasca e muoia, proprio come sembra che l'esistenza del fuoco abbia un inizio e una fine in relazione al legno. Fecondazione, gestazione, nascita, infanzia, fanciullezza, giovinezza, mezza età, vecchiaia e morte sono le 9 età del corpo. Sebbene il corpo materiale sia distinto dal sé, a causa dell'ignoranza dovuta al contatto con la materia, l'essere vivente si identifica erroneamente con le condizioni superiori o inferiori del corpo. A volte una persona fortunata riesce ad abbandonare tale elucubrazione della mente. Dalla morte del padre o del nonno si può presumere la propria morte, e dalla nascita del proprio figlio è possibile capire la condizione della propria nascita. Una persona che in questo modo comprende realisticamente la creazione e la distruzione dei corpi materiali non è più soggetta a questa dualità. Chi osserva la nascita di un albero dal suo seme e la morte definitiva dell'albero dopo la sua maturazione rimane certamente un osservatore distinto e separato dall'albero. Analogamente, il testimone della nascita e della morte del corpo materiale rimane separato da esso. Un uomo privo di intelligenza, non riuscendo a distinguere se stesso dalla natura materiale, pensa che la natura sia reale. A causa del contatto con essa rimane completamente confuso ed entra nel ciclo dell'esistenza materiale. Costretta a vagare a causa delle sue attività fruttifere, l'anima condizionata nasce tra i saggi o gli esseri celesti grazie al suo contatto con la virtù. A contatto con l'influenza della passione diventa un demone, un essere umano, e a contatto con l'influenza dell'ignoranza nasce come un fantasma oppure nel regno animale. Proprio come si può imitare una persona che si vede danzare e cantare, così l'anima, sebbene non sia mai l'autrice delle attività materiali, rimane affascinata dall'intelligenza materiale ed è quindi forzata ad imitarne le qualità. La vita materiale dell'anima, la sua esperienza di gratificazione dei sensi, è falsa o discendente di Dashara, come l'apparente tremolio degli alberi riflesso in uno specchio d'acqua mossa, o come l'apparente rotazione della terra a causa del roteare dei nostri occhi, o come un mondo creato dalla fantasia, oppure come un sogno. Per colui che medita sulla gratificazione dei sensi, la vita materiale non cessa di esistere, sebbene non abbia un'esistenza reale, proprio come non cessa di esistere la spiacevole esperienza di un sogno. Perciò, Uddhava, non cercare di godere della gratificazione dei sensi con i sensi materiali. Considera come l'illusione fondata sulle dualità materiali impedisca di realizzare il sé. Sebbene possa essere marginato, insultato, ridicolizzato o invidiato da uomini malvagi,
o perfino percosso ripetutamente, legato o privato della propria occupazione, coperto di sputi o di urina da parte di gente ignorante. Colui che desidera raggiungere il fine più alto della vita dovrebbe, nonostante tutte queste difficoltà, usare l'intelligenza per mantenersi al sicuro sul piano spirituale. Sri Uddhava disse: O migliore tra gli oratori, ti prego, spiegami come posso capire correttamente tutto ciò. O anima dell'universo, il condizionamento della personalità nella vita materiale è molto forte, è quindi molto difficile anche per gli uomini di conoscenza tollerare le offese ricevute da persone ignoranti. Solo i tuoi devoti, che sono stabilmente situati nel tuo servizio d'amore e hanno raggiunto la pace risiedendo ai tuoi piedi di loto, sono capaci di tollerare tali offese. E così finiamo il 22° capitolo dell'undicesimo canto, che corrisponde al 17° dell'Uddhava Gita, e proseguiamo questo discorso nel 23° capitolo, che si intitola La canzone del Brahmana di Avanti. Bellissima. Shukadeva Goswami disse: Sri Mukunda, il capo dei Dashara, le cui gloriose imprese sono le più degne di essere ascoltate, interrogato rispettosamente da Sri Uddhava, il migliore dei suoi devoti, dapprima riconobbe l'adeguatezza delle affermazioni del suo servitore, poi cominciò a rispondergli. Sri Krishna disse: O discepolo di Brihaspati, praticamente non esiste uomo santo in questo mondo capace di ricomporre la propria mente dopo che è stata agitata dagli insulti di uomini incivili. Le frecce aguzze che trafiggono il petto e raggiungono il cuore non causano tanto dolore quanto le frecce delle parole dure e offensive che si conficcono nel cuore quando sono pronunciate da uomini incivili. Mio caro Uddhava, si racconta una storia molto propizia a questo riguardo, che ora ti racconterò. Ti prego, ascolta attentamente. Una volta, un certo sannyasi fu insultato in vari modi da persone empie, ma con determinazione ricordò che stava soffrendo a causa del suo karma precedente. Ti narrerò ora la sua storia e ciò che egli disse. Nella provincia di Avanti c'era una volta un certo Brahmana, molto ricco e dotato di ogni opulenza, che esercitava il commercio. Però era avaro, avido, lussurioso e molto irascibile. Nella sua casa, priva di religiosità e di una legittima gratificazione dei sensi, i membri della famiglia e gli ospiti non erano mai rispettati adeguatamente, nemmeno con le parole. Egli non concedeva sufficiente gratificazione neppure al suo stesso corpo quando se ne presentava l'opportunità. Poiché era così avaro e duro di cuore, i figli, i suoceri, la moglie, le figlie e i servitori cominciarono ad essergli ostili. Disgustati, non lo trattavano mai con affetto. In questo modo, le divinità che presiedono ai cinque sacrifici prescritti per i capi famiglia si incollerirono con il Brahmana che, meschino qual era, proteggeva la sua ricchezza come uno yaksha, non aveva una destinazione propizia né in questo mondo né nel prossimo ed era totalmente privo di religiosità e di gratificazione dei sensi. O magnanimo Uddhava, a causa della sua negligenza verso questi esseri celesti, egli esaurì la sua riserva di pietà e tutta la sua ricchezza. Ciò che aveva accumulato con ripetuti sforzi estenuanti andò completamente perduto. Mio caro Uddhava, una parte della ricchezza di questo cosiddetto Brahmana fu portata via dai suoi parenti, una parte dai ladri, una parte dai capricci del destino. Una parte dagli effetti del tempo, una parte da uomini comuni e una parte dalle autorità governative. Infine, quando tutti i suoi beni furono definitivamente perduti, lui, che non si era mai impegnato nella religiosità o nel godimento dei sensi, fu ignorato dai membri della sua famiglia. Per
cominciò così a provare un'ansia insopportabile. Avendo perduto tutta la sua ricchezza, sentiva una grande angoscia e si lamentava. Con la gola chiusa dal pianto, meditò a lungo sulla sua fortuna. Allora, un forte sentimento di rinuncia nacque in lui. Il Brahmana parlò così: Ahimè, che grande sfortuna! Mi sono tormentato inutilmente, lottando con fatica per il denaro, che non ho nemmeno destinato a fini religiosi o al godimento materiale. Generalmente la ricchezza non porta mai alcuna felicità agli avari, anzi, causa loro sofferenze in questa vita e quando essi muoiono li manda all'inferno. Non importa quanto pura sia la fama di chi è famoso o quanto lodevoli siano le qualità di un virtuoso, perché saranno tutte distrutte da una pur minima dose di avidità, proprio come l'attraente bellezza fisica è rovinata da una traccia di lebbra bianca. Nel guadagnare la propria ricchezza, nel raggiungerla, nel incrementarla, nel proteggerla, nel consumarla, nel perderla e nel goderla, tutti gli uomini sperimentano grande fatica, paura, ansietà e delusione. Il furto, la violenza, la menzogna, la duplicità, la lussuria, la collera, la perplessità, l'orgoglio, la litigiosità, l'inimicizia, l'infedeltà, l'invidia e i pericoli causati dalle donne, dal gioco d'azzardo e dall'intossicazione sono i 15 elementi indesiderabili che contaminano gli uomini a causa della loro bramosia di ricchezza. Sebbene questi attributi siano indesiderabili, gli uomini, a torto, attribuiscono loro un valore. Chi desidera ottenere il vero beneficio della vita dovrebbe dunque rimanere distaccato dall'indesiderabile ricchezza materiale. Perfino i fratelli, le mogli, i genitori e gli amici di un uomo uniti a lui dall'amore spezzeranno subito la loro relazione d'affetto e litigheranno anche per una semplice moneta. Anche per una piccola somma di denaro questi amici e parenti si agitano molto e la loro collera si infiamma. Comportandosi come nemici, abbandonano velocemente ogni sentimento benevolo e in un attimo rifiutano quella persona, arrivando perfino al punto di assassinarla. Coloro che ottengono la vita umana, a cui aspirano ardentemente anche gli esseri celesti, e in questa forma umana si trovano a essere Brahmana di primo ordine, sono estremamente fortunati. Se trascurano questa importante opportunità, stanno certamente annullando il loro interesse personale e faranno una fine molto sfortunata. Quale uomo mortale, dopo aver ottenuto questa forma umana, che è la porta di accesso ai pianeti celesti e alla liberazione, si attaccherebbe volontariamente alla proprietà materiale, emblema di ciò che non ha valore. Chi non distribuisce la propria ricchezza adeguatamente a coloro che ne hanno diritto, gli esseri celesti, i saggi, gli antenati e gli esseri viventi ordinari, parenti più stretti, parenti acquisiti e se stesso, mantiene questa ricchezza proprio come uno yaksha ed è destinato a degradarsi. Le persone che discriminano sono capaci di usare il loro denaro, la loro gioventù, e la loro forza per raggiungere la perfezione. Io, invece, ho febbrilmente sprecato tutte queste cose nell'inutile tentativo di procurarmi ulteriori ricchezze. Ora che sono vecchio, che cosa posso fare? Perché un uomo intelligente deve soffrire a causa dei suoi continui e inutili sforzi di accumulare ricchezze? La verità è che il mondo intero è nella più grande confusione, a causa della potenza illusoria di qualcuno. Perché si trova nelle grinfie della morte, che utilità possono avere la ricchezza e la gratificazione dei sensi e coloro che le offrono? Che utilità può avere una qualsivoglia attività fruttifera, che è solo causa di ripetute nascite in questo mondo materiale? Dio, la persona suprema Sri Hari, che contiene in se stesso tutti gli esseri celesti, deve essere soddisfatto di me. Lui mi ha posto in questa condizione di sofferenza e mi ha forzato a sperimentare distacco, che è il battello idoneo per attraversare questo oceano dell'esistenza materiale. Se ho ancora un po' di tempo a mia disposizione,
Compirò austerità e forzerò il mio corpo a vivere con lo stretto necessario. Lasciando ogni perplessità, perseguirò ciò che costituisce il mio vero interesse nella vita e rimarrò soddisfatto nel sé. Possano quindi gli esseri celesti, responsabili dei tre mondi, concedermi la loro misericordia. In realtà, Amaraj Katranga, bastò un solo momento per raggiungere il mondo spirituale. Sri Krishna continuò. Presa questa decisione, quel grande Brahmana di avanti fu capace di sciogliere i nodi del desiderio nel suo cuore. Assunse quindi il ruolo di un tranquillo e silenzioso sannyasi mendicante. Egli vagò per la terra, mantenendo l'intelligenza, i sensi e l'aria vitale sotto controllo. Chiedendo la carità, viaggiò in solitudine per città e villaggi, senza mettere in mostra la sua elevata posizione spirituale, in modo da non essere riconosciuto da nessuno. O gentile Uddhava, considerandolo un mendicante vecchio e sporco, le persone rozze gli mancavano di rispetto, coprendolo di insulti. Alcuni li portavano via il bastone del sannyasi, altri la ciotola che usava per chiedere l'elemosina. Alcuni gli prendevano la pelle di cervo su cui si sedeva, alcuni il rosario, e altri ancora gli rubavano i vestiti stracciati e consunti. Tornando davanti a lui con queste cose, facevano finta di restituirgliele, ma poi le nascondevano di nuovo. Quando era seduto sulla riva di un fiume e stava per prendere un po' del cibo che aveva ricevuto in carità, quei malvagi farabutti si avvicinavano e urinavano sul suo cibo e osavano perfino sputargli sulla testa. Sebbene avesse fatto voto di silenzio, essi cercavano di farlo parlare e se non parlavano lo picchiavano con un bastone. Altri lo apostrofavano dicendo: «Quest'uomo è un ladro!» e altri lo legavano con una corda gridando: «Legalo, legalo!» Lo criticavano e lo insultavano dicendo: «Quest'uomo è soltanto un ipocrita, un imbroglione, fa affari con la religione solo perché ha perduto tutta la sua ricchezza e la sua famiglia lo ha cacciato via». Alcuni lo ridicolizzavano dicendo: «Guardate questo grande e potente saggio, è inamovibile come le montagne himalayane, con la pratica del silenzio si sforza di raggiungere il suo obiettivo con grande determinazione, proprio come un'anatra». Altre persone passavano aria impura su di lui e a volte altre legavano questo Brahmana, nato 2 volte, con catene e lo tenevano prigioniero come un animale domestico. Il Brahmana comprese che tutta la sua sofferenza, causata da altri esseri viventi, dalle forze superiori della natura e dal suo stesso corpo, era inevitabile, perché gli era stata assegnata dalla provvidenza. Perfino mentre era insultato da questi uomini rozzi che stavano cercando di farlo cadere dalla sua posizione, egli rimase stabile nel compimento dei suoi doveri spirituali. Fissando la sua determinazione nella virtù, cominciò a cantare la seguente canzone. Il Brahmana disse: «Questa gente non è la causa della mia felicità o della mia sofferenza. E nemmeno lo sono gli esseri celesti, il mio corpo, i pianeti, le mie attività passate o il tempo. È soltanto la mente che causa la felicità e la sofferenza e perpetua il ciclo della vita materiale. Col suo potere la mente mette in moto le funzioni delle influenze materiali, da cui evolvono le differenti categorie di attività materiali, proprie della virtù, della passione e dell'ignoranza. Dalle attività svolte nell'ambito di ognuna di queste influenze si sviluppano poi le corrispondenti condizioni di vita. Sebbene sia presente nel corpo materiale insieme alla mente, che lotta in continuazione, l'anima suprema non compie alcuno sforzo perché ha già in sé l'illuminazione spirituale. Agendo come amica, l'anima suprema si limita ad osservare dalla sua posizione trascendentale. D'altra parte, io, anima spirituale infinitesimale,
Ho abbracciato questa mente che riflette come uno specchio l'immagine del mondo materiale e mi sono immersa nel godimento degli oggetti del desiderio, rimanendo intrappolata a causa del contatto con le influenze della natura. La carità, i doveri prescritti, l'osservanza dei principi regolatori principali e minori, l'ascolto delle scritture, l'attività pia e i voti purificatori hanno tutti l'obiettivo finale di soggiogare la mente. In verità, la concentrazione della mente sul Supremo è lo yoga più elevato. Se la mente è perfettamente stabile e tranquilla, allora dimmi, che bisogno c'è di compiere atti ritualistici di carità o di dedicarsi ad altri rituali pii? E se la mente non è controllata, se è perduta nell'ignoranza, qual è l'utilità di questi impegni? Tutti i sensi sono stati soggetti al controllo della mente da tempo immemorabile, ma la mente non si assoggetta mai a nessun controllo. Essa è più forte del più forte e il suo potere, simile a quello di un dio, è spaventoso. Perciò, chiunque riesca a portare la mente sotto controllo diventa il maestro di tutti i sensi. Non riuscendo a conquistare la mente, questa irrefrenabile nemica, che ha impulsi intollerabili e tormenta il cuore, molti rimangono completamente confusi e creano inutili contese. Così concludono che gli altri sono loro amici o loro nemici, oppure indifferenti nei loro confronti. Le persone che si identificano col corpo, il quale non è altro che un prodotto della mente materiale, hanno un'intelligenza cieca e pensano in termini di io e di mio. A causa della loro illusione nel pensare questo sono io e quello è qualcun altro, vagano senza fine nell'oscurità. Se voi dite che queste persone sono la causa della mia felicità e della mia sofferenza, dove si colloca l'anima in tale concezione? La felicità e la sofferenza non riguardano l'anima, ma l'interazione dei corpi materiali. Se qualcuno si morde la lingua con i denti, con chi si può incollerire per il suo dolore? Se diciamo che sono i deva che sovrintendono i sensi del corpo a causare la sofferenza, com'è possibile applicare tale sofferenza all'anima spirituale? Il fatto di agire e di subire l'azione è dovuto soltanto all'interazione dei sensi mutevoli con le divinità che li governano. Quando una parte del corpo ne attacca un'altra, con chi può incollerirsi la persona che è all'interno di quel corpo? Se l'anima fosse la causa della felicità e della sofferenza, allora non potremmo incolpare gli altri, perché in tal caso la sofferenza e la felicità farebbero parte della natura dell'anima. Secondo questa teoria, niente, ad eccezione dell'anima, esiste realmente, e se dovessimo percepire qualcosa oltre all'anima sarebbe un'illusione. Perciò, poiché la felicità e la sofferenza non esistono veramente in questo concetto, perché arrabbiarsi con se stessi o con gli altri? Se poi esaminiamo l'ipotesi che siano i pianeti la causa immediata della felicità o della sofferenza, allora, anche qui, dov'è la relazione con l'anima, che è eterna? Dopotutto, gli effetti dei pianeti si applicano solo a cose che hanno avuto una nascita. Esperti astrologi hanno spiegato inoltre che i pianeti sono solo causa di problemi reciproci. Perciò, poiché l'essere vivente è distinto da questi pianeti e dal corpo materiale, su chi dovrebbe sfogare la sua collera? Se supponiamo che l'attività fruttifera sia la causa della felicità e della sofferenza, anche in questo caso l'anima non è coinvolta. Il concetto di attività materiale sorge quando c'è un autore spirituale consapevole e un corpo materiale che subisce i mutamenti della felicità e della sofferenza causati dalla reazione di tale attività. Poiché il corpo non ha vita, non può essere la vera sede della felicità o della sofferenza, né può esserlo l'anima, che in definitiva è completamente spirituale e quindi al di là del corpo materiale. Poiché il karma non ha una base reale né nell'anima né nel corpo, con chi ci si potrebbe arrabbiare?
Se pensiamo che sia il tempo la causa della felicità e della sofferenza, neppure una simile esperienza può essere applicata all'anima, perché il tempo è una manifestazione della potenza spirituale del Signore e gli esseri viventi sono anch'essi espansioni della potenza spirituale del Signore che si manifestano attraverso il tempo. Certamente un fuoco non brucia le sue stesse fiamme o scintille. Nel freddo danneggia la grandine o la neve. In realtà, l'anima spirituale è trascendentale, ben al di là della felicità e della sofferenza materiale. Perciò, con chi ci si potrebbe incollerire? Il falso ego dà la forma illusoria, dà forma all'illusoria esistenza materiale e così sperimenta la felicità e la sofferenza materiale. L'anima spirituale, invece, trascende sempre la natura materiale, perciò non può mai essere veramente toccata dalla felicità o dalla sofferenza materiale, in alcun luogo, in alcuna circostanza, né per il tramite di alcun essere. Chi capisce questo non ha assolutamente niente da temere dalla creazione materiale. Io attraverserò l'insormontabile oceano della nascenza, rimanendo stabilmente situato al servizio dei piedi di loto di Krishna. Questo comportamento fu raccomandato dai precedenti Acharya, che erano fissi nella risoluta devozione verso il Signore, il Paramatma, Dio, la Persona Suprema. Il Signore Sri Krishna disse: acquisito il distacco dopo la perdita dei suoi beni, questo saggio abbandonò ogni malumore, lasciò la casa, accettò l'ordine del sannyasa e cominciò a viaggiare qua e là sulla terra, perfino quando veniva insultato dagli sciocchi e dai mascalzoni, rimaneva fermo nel compimento del suo dovere e cantava questa canzone. Non esiste altra forza, oltre alla confusione mentale, che possa far sperimentare all'anima la felicità e la sofferenza. La sua percezione di amici, nemici e persone neutrali, insieme con l'intera vita materiale che viene costruita intorno a tale percezione, è creata soltanto dall'ignoranza. Perciò, mio caro Uddhava, fissando la tua intelligenza in me, dovresti tenere la mente sotto completo controllo. Questa è l'essenza della scienza dello yoga. Chiunque ascolti o reciti ad altri questa canzone del Sannyasi, che presenta la conoscenza scientifica dell'assoluta e mediti su di essa con piena attenzione, non sarà mai più sopraffatto della dualità della felicità e della sofferenza materiale. E così finisce il 23° capitolo, la canzone del Brahmana Devantis. Magnifica. Dovremmo tornarci, no? Ogni tanto, anche adesso abbiamo conosciuto questo testo molto molto bello, però anche adesso lo stiamo leggendo tutto, però anche solo ricordarsi di alcuni punti, di alcune storie e ritornare quando così abbiamo bisogno, sentiamo che può esserci utile anche solo quel pezzo, quel capitolo, quel passaggio. Bene. Leggo quindi il capitolo 24, la filosofia del Sankhya. E Sri Krishna continua, sta continuando il suo discorso. Sri Krishna disse: ora ti spiegherò la scienza del Sankhya che fu perfettamente stabilita da antiche autorità. Con la comprensione di questa scienza si può abbandonare immediatamente l'illusione della dualità materiale. In origine, durante il Krita Yuga, quando tutti gli uomini erano molto esperti nel discernimento spirituale, e anche prima di allora, durante il periodo della dissoluzione, solo colui che vede e non differisce dall'oggetto della percezione visiva esisteva. Rimanendo libera dalle dualità materiali, inaccessibile alla mente, al linguaggio ordinario, quell'unica verità assoluta si divise in due categorie: la natura materiale e gli esseri viventi che cercano di godere delle manifestazioni di quella natura. Di queste due categorie di manifestazioni, una è la natura materiale, che
che include le cause sottili e manifeste i prodotti della materia. L'altra è l'essere vivente consapevole, che è designato come il beneficiario. Quando la natura materiale fu agitata dal mio sguardo, le tre influenze della natura, le tre influenze materiali, virtù, passione e ignoranza, si manifestarono al fine di soddisfare i desideri ancora sospesi delle anime condizionate. Da queste influenze nacque il sutra primordiale, insieme col Mahatattva. Dalla trasformazione del Mahatattva fu generato il falso ego, che è la causa della confusione degli esseri viventi. Il falso ego, che è la causa della sensazione fisica, dei sensi e della mente, comprende sia lo spirito sia la materia e si manifesta in tre varietà: nell'influenza della virtù, in quella della passione e in quella dell'ignoranza. Grazie a te, Mirtilla, vedo che hai scritto un messaggio lungo, grazie. Dal falso ego, influenzato dall'ignoranza, derivarono le percezioni fisiche sottili, da cui furono generati gli elementi grossolani. Dal falso ego, influenzato dalla passione, derivarono i sensi, e dal falso ego, influenzato dalla virtù, derivarono gli 11 esseri celesti. Stimolati da me, tutti questi elementi si combinarono tra loro, funzionando in modo ordinato, e insieme generarono l'uovo universale, che è il luogo eccellente della mia residenza. Io stesso apparvi all'interno di quel luogo che stava galleggiando sull'acqua causale, e dal mio imbelico nacque il loto universale, il luogo di nascita di Brahma, che è nato da sé. Essendo dotato dell'influenza della passione, Sri Brahma, l'anima dell'universo, compì per la mia misericordia grande austerità, e creò così tre sistemi planetari chiamati Bur, Buvar, Svar, insieme con le divinità che li governano. Fu stabilito che i pianeti celesti fossero la residenza degli esseri celesti, Buvar Loka la residenza dei fantasmi, e il sistema terrestre la residenza degli esseri umani e di altre creature mortali. I mistici che si sforzano per ottenere la liberazione sono elevati al di là di queste tre divisioni. Sri Brahma creò la regione sottostante la terra per i demoni e i serpenti Naga. In questo modo le destinazioni dei tre mondi furono stabilite secondo le reazioni corrispondenti alle differenti categorie di attività compiute nell'ambito delle tre influenze della natura materiale. Le pure destinazioni di Maharloka, Janaloka, Tapoloka e Satyaloka si raggiungono con la pratica dello yoga mistico, con grande austerità e abbracciando l'ordine di rinuncia, ma praticando lo yoga della devozione si raggiunge la mia dimora trascendentale. Tutti i risultati delle attività fruttifere di questo mondo sono stati predisposti da me, il Creatore Supremo, che agisce come forza del tempo. Così, a volte una persona sale verso la superficie di questo immenso fiume delle influenze della natura, e altre volte affonda di nuovo. Qualsiasi manifestazione visibile si trovi in questo mondo, sia essa grande o piccola, grossa o sottile, è certamente costituita dalla natura materiale e da colei che ne gode, l'anima suprema. L'oro e la terra esistono in origine come ingredienti. Con l'oro si possono forgiare ornamenti come bracciali e orecchini, e con la terra si possono modellare vasi d'argilla e piccoli piatti. Gli ingredienti originari, l'oro e la terra, esistono ancor prima degli oggetti prodotti con questo materia, con questi materiali, e quando nel tempo questi prodotti saranno distrutti, gli ingredienti originari, l'oro e la terra, rimarranno. Così, poiché gli ingredienti sono presenti all'inizio e alla fine, devono essere presenti anche nella fase intermedia, nella forma di un particolare prodotto al quale diamo per comodità nomi particolari, come bracciali, orecchini, vasi e piatti. Possiamo quindi comprendere che poiché l'ingrediente causa esiste prima della creazione di un prodotto e anche dopo la distruzione del prodotto, lo stesso ingrediente causa deve essere presente anche durante la fase manifesta come sostegno e base della realtà del prodotto.
Un oggetto materiale composto di un ingrediente essenziale, trasformandosi, crea un altro oggetto materiale. Così, un oggetto creato diventa la causa e la base di un altro oggetto creato. Una certa cosa può quindi essere chiamata reale in quanto possiede la natura di base di un altro oggetto, il quale costituisce la sua origine e la sua condizione finale. L'universo materiale può essere considerato reale, avendo la natura come ingrediente originale e come condizione finale. Sri Mahavishnu è il luogo di riposo della natura, che si manifesta mediante il potere del tempo. Così, la natura, l'onnipotente Vishnu e il tempo non sono differenti da me, la suprema verità assoluta. Finché Dio, la persona suprema, continua a posare il suo sguardo sulla natura, il mondo materiale continua ad esistere, manifestando perpetuamente, attraverso la procreazione, il grande e variegato flusso della creazione universale. Io sono la base della forma universale, che esibisce una varietà illimitata mediante il ciclo continuo di creazione, mantenimento e distruzione dei sistemi planetari. La mia forma universale, che in origine contiene in sé tutti i pianeti e lo stato latente, manifesta tutta la varietà di esistenza creata, predisponendo la combinazione coordinata dei cinque elementi. Al tempo della devastazione, il corpo mortale dell'essere vivente si amalgama con il cibo. Il cibo si mischia coi cereali, e i cereali tornano alla terra. La terra si fonde nella sua sensazione sottile, l'aroma. L'aroma si fonde nell'acqua e l'acqua si fonde nella sua qualità stessa, il gusto. Quel gusto si fonde nel fuoco, il fuoco nella forma. La forma si fonde nell'aria e l'aria nella sensazione tattile. Il tatto si fonde nell'etere e l'etere infine si fonda nella sensazione del suono. Tutti i sensi ritornano alle loro origini, cioè alle divinità che li governano. E queste, o gentile Uddhava, si fondono nella mente dominatrice, che a sua volta si fonda nel falso ego, influenzato dalla virtù. Il suono diventa tutt'uno col falso ego, influenzato dall'ignoranza. Il potentissimo falso ego, il primo di tutti gli elementi materiali, si fonde nella totalità della natura. La totalità della natura materiale, la principale depositaria delle tre influenze fondamentali, si dissolve nelle influenze. Queste influenze della natura si fondono poi nella forma non manifestata della natura, che a sua volta si fonde nel tempo. Il tempo si fonde nel Signore Supremo, presente nella forma dell'onnisciente Mahapurusha, l'attivatore originale di tutti gli esseri viventi. Tale origine di ogni vita si fonde in me, l'anima suprema non nata, che rimane sola, stabilita in se stessa. È da lei che ogni creazione e ogni distruzione si manifesta. Come il sole che sorge rimuove l'oscurità del cielo, così la conoscenza scientifica della devastazione cosmica rimuove ogni dualità illusoria dalla mente dello studente serio. Anche se l'illusione talvolta entra nel suo cuore, non potrà rimanervi. Così io, il perfetto osservatore di ogni cosa materiale e spirituale, ho enunciato questa conoscenza del Sankhya che distrugge l'illusione del dubbio con l'analisi scientifica della creazione e della distruzione. E finisce così il 24° capitolo. Bellissima questa maratona che stiamo facendo, è bellissima. Ovviamente vi consiglio, insomma, ci sono dei passaggi che sono così difficili, insomma, sembra, cioè adesso, specialmente adesso, sembrava così un vortice che ci trascinava. E vi invito sia ad ascoltare quel video, a leggere i commenti, ad ascoltare quello specifico incontro in cui abbiamo parlato di quei versi e magari troverete qualche chiave in più, non è detto, non è detto. Bene, leggo le tre, incomincio il 25° capitolo, siamo, c'è qualcosa, aspettate, che volevo assicurarmi di una cosa, sì, forse non sono sicuro che ce la faremo, vediamo.
le tre influenze della natura materiale e oltre. Non è molto lungo questo capitolo, sono 36 versi, forse ce la facciamo, forse scolliniamo, superiamo le 7 di proprio di qualche minuto e poi vi saluto. Vi anticipo già che la settimana prossima non ci sarò, ci sarà invece Gianna Caprabù che terrà una lezione e non sono sicuro che il 26 e poi ci sarà proprio lezione, non sono sicuro, forse dovrebbe arrivarmi la conferma, insomma comunque martedì prossimo lo saprete sicuro. Comunque se noi ci vediamo sicuramente dopo il 26, quindi ormai è con l'anno nuovo e dopo questo incontro. Dio, la persona suprema, disse: O migliore tra gli uomini, ti prego, ascolta mentre ti spiego come l'essere vivente ottiene una particolare natura a contatto con ognuna delle influenze materiali. Il controllo della mente e dei sensi, la tolleranza, il discernimento, l'aderenza al proprio dovere prescritto, la veridicità, la misericordia, lo studio attento del passato e del futuro, la soddisfazione in qualsiasi condizione, la generosità, la rinuncia alla gratificazione dei sensi, la fede nel maestro spirituale, l'imbarazzo di fronte ad azioni improprie, la carità, la semplicità, l'umiltà e la soddisfazione nel sé sono qualità generate dall'influenza della virtù. Il desiderio materiale, i grandi sforzi, la presunzione, l'insoddisfazione perfino nel guadagno, il falso orgoglio, la preghiera tesa a ottenere un progresso materiale, il fatto di considerarsi differenti e migliori degli altri, la gratificazione dei sensi, l'avventato impulso alla lotta, il gusto di sentirsi elogiati, la tendenza a ridicolizzare gli altri, il fatto di esibire la propria bravura e di giustificare le proprie azioni con la forza, sono qualità generate dall'influenza della passione. L'irascibilità, l'avarizia, l'incapacità di riferirsi alle scritture, l'odio violento, la tendenza a vivere come un parassita, l'ipocrisia, la fatica cronica, la litigiosità, il lamento, l'illusione, l'infelicità, la depressione, l'eccesso di sonno, le false aspettative, la paura e la pigrizia sono le qualità predominanti dell'influenza dell'ignoranza. Per favore, ascolta ora ciò che si riferisce alla combinazione di queste tre influenze. Mio caro Uddhava, la combinazione di tutte e tre queste influenze è presente nella mentalità di io e mio. Le ordinarie transazioni di questo mondo, che sono eseguite con l'intervento della mente, degli oggetti di percezione, dei sensi, delle aree vitali del corpo fisiche, sono anch'esse prodotte da queste tre influenze combinate. Quando una persona si dedica alla religiosità, allo sviluppo economico e alla gratificazione dei sensi, la fede, la ricchezza e il godimento sensoriale ottenuti con i suoi sforzi mettono in evidenza l'interazione delle tre influenze della natura. Quando, spinto dall'attaccamento alla vita di famiglia, un uomo desidera la gratificazione dei sensi e si stabilisce quindi nei suoi doveri religiosi e in quelli occupazionali, la combinazione delle influenze della natura si manifesta. Una persona che esibisce qualità come l'autocontrollo è prevalentemente influenzata dalla virtù, mentre una persona in passione si riconosce per la sua lussuria e una persona in ignoranza si distingue per la sua collera e altre qualità simili. Chiunque mi adori con amorosa devozione, uomo o donna che sia, offrendomi i suoi doveri prescritti senza attaccamento materiale, è certamente situato nella virtù. Quando una persona mi adora mediante i suoi doveri prescritti, sperando di ottenere un guadagno materiale, ha certamente una natura influenzata dalla passione. E chi mi adora col desiderio di commettere violenza verso gli altri, è situato nell'ignoranza. Le tre influenze della natura materiale, la virtù, la passione e l'ignoranza, influenzano l'essere vivente, ma non me. Manifestandosi nella sua mente, lo inducono ad attaccarsi ai corpi materiali e agli altri oggetti creati, ed è così che l'essere rimane intrappolato. Quando l'influenza della virtù, che è luminosa, pura e propizia, prevale sulla passione e sull'ignoranza,
un uomo acquisisce felicità, rettitudine, conoscenza e altre buone qualità. Quando l'influenza della passione, che è causa di attaccamento, di separatismo e di attività, vince l'ignoranza e la virtù, un uomo comincia a lavorare duramente per acquisire prestigio e fortuna. Così, influenzato dalla passione, fa grandi sforzi e prova grande ansia. Quando l'influenza dell'ignoranza prevale sulla passione e sulla virtù, copre la coscienza individuale e rende sciocchi e ottusi. Una persona influenzata dall'ignoranza cade nel lamento e nell'illusione, dorme eccessivamente, nutre false speranze e ha un comportamento violento verso gli altri. Quando la coscienza diventa chiara e i sensi si distaccano dalla materia, si sperimenta l'assenza di paura nel corpo materiale e il distacco dalla mente materiale. Appare chiaro che in questa situazione prevale l'influenza della virtù e si presenta quindi l'opportunità di realizzare me. È possibile riconoscere l'influenza della passione dai suoi sintomi: l'alterazione dell'intelligenza causata da un'attività eccessiva, l'incapacità dei sensi di percezione di distaccarsi dai loro oggetti, una malsana condizione degli organi di attività fisica e l'instabilità e l'instabile perplessità della mente. Quando la consapevolezza superiore fallisce e infine scompare, e quindi non si è più in grado di concentrare la propria attenzione, allora la mente è rovinata e si manifestano l'ignoranza e la depressione. Si deve capire che in questa situazione prevale l'influenza dell'ignoranza. Con l'accrescersi della virtù, anche la forza degli esseri celesti accresce di conseguenza. Quando la passione aumenta, aumentano le forze demoniache e con l'incremento dell'ignoranza, Uddhava, si incrementa la forza delle persone più malvagie. Occorre sapere che la veglia cosciente è generata dall'influenza della virtù. Il sonno e i sogni provengono dalla passione, mentre il sonno privo di sogni è il frutto dell'ignoranza. Il quarto stato di coscienza pervade gli altri tre ed è trascendentale. Le persone colte ed edite alla cultura vedica sono elevate dalla virtù a posizioni sempre più alte. L'influenza dell'ignoranza invece fa sprofondare in nascite sempre più basse, mentre chi è influenzato dalla passione continua a trasmigrare in corpi umani. Coloro che lasciano questo mondo nella virtù vanno sui pianeti celesti. Coloro che muoiono nella passione rimangono nel mondo degli esseri umani. E coloro che muoiono nell'ignoranza devono andare all'inferno. Coloro invece che sono liberi da tutte le influenze della natura vengono a me. L'attività offerta a me e compiuta senza considerazione del risultato si situa nell'influenza della virtù. L'attività compiuta con il desiderio di godere del risultato è influenzata dalla passione, mentre l'attività che nasce dalla violenza e dall'invidia è influenzata dall'ignoranza. La conoscenza assoluta è situata nella virtù. La conoscenza che si basa sulla dualità è nella passione. E la sciocca conoscenza dei materialisti è influenzata dall'ignoranza. La conoscenza basata su di me, invece, è considerata trascendentale. Risiedere nella foresta significa essere influenzati dalla virtù. Risiedere in una città significa essere influenzati dalla passione. Risiedere in una casa da gioco significa essere influenzati dall'ignoranza. Ma stabilire la propria residenza in un luogo dove io risiedo significa vivere in un luogo trascendentale. Chi agisce libero dall'attaccamento è influenzato dalla virtù. Chi nell'azione è accecato dal desiderio personale è influenzato dalla passione. E chi nell'agire ha completamente dimenticato come distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, è influenzato dall'ignoranza. La persona invece che agisce rifugiandosi in me trascende le influenze della natura materiale. La fede, indirizzata verso la vita spirituale, è influenzata dalla virtù. La fede, radicata nell'attività fruttifera, è influenzata dalla passione. E la fede, riposto in attività irreligiose e influenzata dall'ignoranza, ma
La fede nel mio servizio devozionale è assolutamente trascendentale. Il cibo sano, puro, è ottenuto senza difficoltà, è sotto l'influsso della virtù. Il cibo che dà un piacere immediato ai sensi è sotto l'influsso della passione. Il cibo impuro è portatore di sofferenza, è sotto l'influsso dell'ignoranza. La felicità, generata dal sé, è influenzata dalla virtù. La felicità fondata sulla gratificazione dei sensi è influenzata dalla passione, e la felicità fondata sull'illusione e sulla degradazione è influenzata dall'ignoranza, ma la felicità che si può trovare in me è trascendentale. Perciò la sostanza materiale, il luogo, il risultato dell'attività, il tempo, la conoscenza, l'attività, l'autore dell'attività, la fede, la condizione della coscienza, le specie di vita e la destinazione dopo la morte sono tutte basate sulle tre influenze della natura materiale, o migliore tra gli esseri umani. Tutte le condizioni dell'esistenza materiale sono collegate all'interazione tra l'anima che gode della natura e la natura materiale stessa. Tali condizioni, siano esse viste, recepite con l'ascolto o anche solo concepite nella mente, sono senza eccezione costituite dalle influenze della natura. O gentile Uddhava, tutte queste differenti fasi della vita condizionata sono prodotte dalle attività nate dalle influenze della natura materiale. L'essere vivente che vince queste influenze manifestate dalla mente può dedicarsi a me col metodo del servizio devozionale e ottenere così il puro amore per la mia persona. Avendo ottenuto questa forma di vita umana, che permette di sviluppare la piena conoscenza, le persone intelligenti dovrebbero liberarsi di tutta la contaminazione dovuta alle influenze della natura e dedicarsi esclusivamente al mio servizio d'amore. Una persona saggia, libera da ogni compagnia materiale e dal dubbio, dovrebbe soggiogare i sensi e adorarmi. Dovrebbe vincere le influenze della passione e dell'ignoranza, impegnandosi solo in ciò che è influenzato dalla virtù. In seguito, essendosi stabilito fermamente nel servizio devozionale, il saggio dovrebbe vincere anche l'influenza materiale della virtù, rimanendo indifferente verso le influenze della natura. Così, con mente sana, l'anima spirituale ormai libera dalle influenze della natura, abbandona la causa stessa del suo condizionamento e mi raggiunge. Libero dal condizionamento sottile della mente e dalle influenze della natura nate dalla coscienza materiale, l'essere vivente si sente completamente soddisfatto, sperimentando la mia forma trascendentale. Allora non cerca più alcun godimento nell'ambito dell'energia esterna, né contempla o ricorda tale godimento all'interno di sé. Bene, abbiamo finito il 25° capitolo. Scusate l'allungo che ho fatto, ma così siamo arrivati al 26° e la prossima volta iniziamo. Vi auguro di finire quest'anno proprio al meglio, vi auguro ogni bene e vi auguro come dire, partire con entusiasmo questo nuovo anno. Ovvio che alla fine dell'anno si fa sempre un po' di bilanci, si fanno sempre un po' di bilanci, insomma, facciamoli, perdoniamoci e andiamo avanti. O chiediamo perdono e che andiamo avanti. Bene, ci vediamo la prossima settimana. Non ci sarò, ci sarà Janaka Prabhu che continuerà i suoi incontri sulla Shirsha Upanishad. Bellissima, bellissimi gli incontri, bellissima la Shirsha Upanishad, proprio da leggere, da studiare proprio avidamente. E appunto, magari ci vedrete ancora lui il 26, non è detto, e noi invece ci vedremo invece all'inizio dell'anno. Vi auguro ogni bene, grazie ancora, veramente grazie, 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 e ci vediamo presto. Arrivederci.